La Salernitana ha lanciato l'ultimo anno a Sottil, primo candidato alla panchina granata. Deve dare una risposta alla società prestissimo, che gli ha sottoposto un biennale da circa 500.000 euro a stagione. Considerando che Sottil ne guadagnava 650.000 euro a Udine, la differenza è minima, però al momento l'ex tecnico di Ascoli Udinese a stamane non ha sciolto ancora la riserva. Il caos societario, le cessioni e l'immobilismo sul mercato di certo non aiutano la decisione. E allora negli uffici di Via Allende si studiano profili alternativi. Alberto Aquilani, ex giocatore della Roma, un buon allenatore, un po' acerbo forse per questa Serie B di una Salernitana che deve rilanciarsi. Vivarini, oggi al Catanzaro, più che promesso sposo però al Frosinone. E poi ci sarebbe Pippo Inzaghi, ma non amatissimo dalla piazza per essere un cavallo di ritorno. Intanto ore decisive per il passaggio di mano della società. Iervolino è pronto, il fondo Brera pure, e si è spinto fino ai 25 milioni circa. Milan resterebbe a capo società. Con Petrachi, nuovo arrivo, nuovo DS. Colantuono sarebbe direttore tecnico. Occhio al mercato, Tutino Bomber riscattato dal Cosenza che sarà ceduto. Sampdoria o Salernitana? Da qui non si scappa. Thiam sarà il nuovo portiere della Salernitana. Il pararigori ex Juve Stabia lascia Castellammare per approdare a Salerno nelle prossime ore la firma. Petrachi incontrerà nelle prossime ore anche i probabili restanti. Fazio addirittura potrebbe restare con un nuovo ingaggio molto più basso, così come Gyomber. A Bonazzoli è stato chiesto di spalmare l'ingaggio su 3 anni. Vedremo gli sviluppi. Settimana calda, 40 gradi a Salerno, 50 potremmo dire, nel mercato.